faccio così. Buona lì a tutti. Ciao, sono Alessandro, gestisco questa attività insieme a mio fratello Marco dal 1976. Ci troviamo all'interno del più antico mercato europeo, il mercato centrale delle Vettovaglie a Livorno. I prodotti che vendiamo sono selezionati con cura, attraverso una conoscenza del prodotto e del frantoiano. Potete notare la nostra selezione che contiene oli provenienti da tutte le regioni italiane suddivise fra territorio, cultivar e fruttato. Pensiamo che oggi, soltanto in Toscana, abbiamo 119 tipi di olive diverse. Nel periodo estivo Livorno accoglie numerosi turisti grazie al suo porto, che è il principale porto della Toscana e uno dei più importanti porti sia italiani che dell'intero Mediterraneo. Molti visitatori, soprattutto croceristi, si muovono sul territorio visitando la nostra città, la Venezia, il mercato e il lungomare. L'Oil Bar rappresenta in questo caso una tappa fondamentale per coloro che amano acquistare prodotti culinari sul territorio, grazie alla sua vicinanza al porto, soltanto 3 minuti a piedi. L'Extravergine d'Oliva, soprattutto negli ultimi anni, ha iniziato a essere sempre più conosciuto ed apprezzato. I clienti lo cercano e vi prestano particolare attenzione. Ai clienti che si avvicinano all'Oil Bar propongo sempre una fetta di pane olio, ma soprattutto metto la faccia come garanzia per la qualità dei prodotti che presento loro. Così facendo, negli anni ho conquistato fiducia dei livornesi e soprattutto dei turisti che spesso e volentieri tornano anche l'anno dopo. Adesso andiamo insieme a Castagneto Carducci, visiteremo uno dei più bei frantoi attualmente presenti in Toscana. Seguitemi. Che noi abbiamo questa fortuna veramente di essere, di avere il mare davanti. Sì, a pochi chilometri. Pochissimi chilometri. Linea d'aria ci saranno chilometri, linea d'aria. Fonte di Foiano prende il nome da un'antica fonte che c'è su questa strada, che era un vecchio abbeveratoio dei cavalli. Nasce da un progetto dei nostri genitori che sono venuti via da Milano alla fine degli anni 70. Sono venuti per cambiare vita, quindi hanno acquistato questo terreno che tu vedi. Cambiati direttamente per il lavoro? Sì, completamente. Faceva il parrucchiere per signore, aveva un salone di bellezza. E quelle che utilizziamo è il maurino, il frantoio, il mogaiolo, il leccino, il pendolino, sono queste le varietà che noi utilizziamo. Tutte, ecco, tutto da olive verdi e sale, perché l'oliva deve essere sana. Gran parte della produzione va all'estero, ormai il 60% della produzione va sui mercati esteri. Siamo in circa una trentina di paesi adesso. Secondo noi arriva il momento più bello. Ora mangiamo qualcosa insieme. Andiamo a tavola. Più che altro usiamo l'olio buono, senz'altro, che fa il piatto. Non ci sarà.